Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa che se non molto puntuale di oggi dovrebbe essere giovedì 24 maggio. Speriamo di non aver fatto casini sulle date. Allora, vediamo subito quali sono i temi di giornata. Intanto, ovviamente, il viaggio di Trump, un viaggio lampo di Trump. Però 28 minuti che Trump ha passato con il Santo Padre sono stati 28 minuti fondamentali per tutti quanti i resoconti dei giornali. Interessante il resoconto che fa oggi il Foglio, dicendo che in realtà non è hanno molto parlato, ma non dell'ambiente, come invece tutti gli altri giornali dicono. Divertente anche l'idea oggi di Gramellini sul Corriere della Sera, che ci viene a spiegare a noi sul Corriere della Sera, tu chiamale se vuoi ossessioni, cioè sostenendo che si era ossessionati da Trump, che non gli andava bene nulla nei commenti che si è fatto da Trump, non gli vanno bene ai commentatori le donne di Trump, come si vestono le donne di Trump, le scorte di Trump, gli atteggiamenti di Trump. Beh, ma insomma, forse questo Gramellini, invece di scriverlo in una rubrica sul Corriere della Sera, potrebbe fare una telefonata a chi ha scritto oggi il fondo del Corriere della Sera, Massimo Gaggi, e dire: scusami Massimo Gaggi, nelle ultime settimane hai detto che Trump era più o meno un cretino. Forse questa ossessione per cui è un cretino, ha sbagliato sulla Russia, ha sbagliato sulle donne, ha sbagliato sul ciuffo, ha sbagliato sull'economia, si è riuscito a dire che fa male. Ho letto su Repubblica che la riduzione delle tasse fa male perché incentiva l'individualismo. Bene, tutti questi qua oggi sono ossessionati da Trump e oggi Gramellini ci spiega che non bisogna essere ossessionati da Trump. Welcome in the real world. Nel frattempo Gaggi ci dice che in maniera indubitabile oggi il viaggio di Trump all'estero è stato un grande successo. Allora, io voglio capire una cosa: perché è stato un successo il viaggio di Trump all'estero? È stato un successo perché è andato a vendere 110 miliardi di dollari di armi in Arabia Saudita esattamente il giorno prima che un fondamentalista islamico si è fatto abbattere e uccidere bambini, e con la voglia di uccidere bambini a Manchester, cioè in un altro dei grandi alleati dell'Arabia Saudita, e tutto questo grazie ai finanziamenti che proprio wahhabiti, fondamentalisti islamici, arabi sauditi hanno fatto del fondamentalismo islamico? Mi chiedo. A me il Trump che mi piaceva era il Trump che era in filo Putin, proprio come baluardo della battaglia contro i fondamentalisti islamici in Medio Oriente. Primo viaggio all'estero di Trump, dove lo fa? In Arabia Saudita. In Arabia Saudita, beh, insomma, interessante. Secondo viaggio lo fa in Israele. Terzo viaggio, 29 minuti dal Papa. E dal Papa, qual è il problema secondo i giornali italiani nei rapporti tra il Papa e Trump? Tranne per il Foglio, anche se il Foglio poi a un certo punto ne parla, anche perché il Foglio, se ne dovesse parlare, dovrebbe stare con Trump e non col Papa. Sapete qual è? L'ambiente. Cioè, una delle cose sacrosante dette da Trump è che il riscaldamento del pianeta, così come lo stiamo combattendo, posto che sia vero che sta avvenendo nelle dimensioni in cui gli scienziati dicono. Bene, alcuni scienziati dicono che il riscaldamento del pianeta non è una priorità, sono altre le priorità. Bene, secondo voi questo è il tema fondamentale di cui si deve occupare oggi un Papa? Secondo me no, ma insomma sono affari del Papa, perché il Papa è capo di un governo e di uno Stato indipendente. Cioè l'ambiente è diventato una religione che sta, come quella di tante altre religioni, spodestando quella cattolica, quella cristiana, e ovviamente forse il Papa che annusa quale può essere il futuro spirituale del mondo, cioè occuparsi dell'ambiente, pensa che l'ambiente sia la religione da difendere e non quella tramandata negli anni. Diciamola così, insomma, il viaggio di Trump è diventato un successo improvvisamente per questi suoi rapporti con il Papa, con l'Arabia Saudita e con il Muro del Pianto. Vabbè, andiamo avanti così, se vi piace. Il cambio di passo di Trump non crediate che sia a lungo, perché poi io penso che Trump le cose che ha detto, a dispetto di quello che tutti quanti dicono, continuerà a farle, ha ridotto le tasse, sta combattendo contro l'Obamacare. Vi ricordate, sono già finite tutte le sue prevaricazioni, come venivano parlate dai giornali italiani nei confronti dei rapporti istituzionali, dei giudici della Corte Costituzionale, tutto finito perché ha fatto sto viaggetto in Europa e no, il marziano a Roma, tutti impazziti per il marziano a Roma. Va bene. L'altra grande questione che oggi è avvenuto in realtà, un tempo quando c'era l'assemblea della Confindustria c'erano giornali, migliaia di giornali, come dicono in televisione, le fly, cioè venivano messe le dirette per sentire cosa dicevano in Confindustria. È tutto finito, non esiste più la Confindustria di un tempo, non esiste più il ruolo della Confindustria, ma in realtà anche le considerazioni finali del
anche le considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia il 31 maggio non sono poi così importanti come lo erano un tempo. Cioè, questi organismi intermedi, Banca d'Italia, Confindustria, hanno un po' perso di peso. Non ha perso di peso come platea la Confindustria quando un ministro si presenta in Confindustria come Calenda, ce lo ricorda oggi Giannini, su Repubblica, e dice che in realtà Calenda oggi, ieri in Confindustria, ha fatto un discorso politico, ha fatto un discorso, ricorda bene la stampa, mettendolo in grande evidenza, la politica non è preclusa ai tecnici, dice Calenda. Devo dire, su questo si può discutere, quando un tecnico entra in politica che cos'è, ancora tecnico? Perché se così fosse parliamolo da tecnico, facciamogli fare il lavoro tecnico, quando un tecnico entra in politica è politico, è molto ridicola questa cosa che uno può mantenere questa aria di tecnico alla Padoan, come rispose recentemente in un'intervista, quando invece fai politica. La politica è farsi eleggere, avere il consenso popolare, rispondere al consenso popolare, se no di che stiamo parlando? Stiamo a parlare, è troppo comodo fare il tecnico, do il mio contributo, le mie macchine, il mio ruolo, la mia cosa. Poi dopo, quando è finita, me ne ritorno a casa, non è colpa mia, è colpa degli altri. Quando uno fa politica non è più tecnico e fa politica, caro Calenda. Tu la fai bene, secondo me ha fatto bene fino ad oggi, e in Confindustria si presenta da politico, anche se fa finta di essere tecnico. Quello che vuol fare, dice Giannini, non ha tutti i torti, è un movimento alla Macron, cioè tra destra e sinistra che non si tengono molto bene insieme, anche se d'accordo vogliono andare alle elezioni alla fine di settembre, inizio ottobre, con un sistema elettorale alla tedesca, perché né Renzi, c'è anche oggi sui giornali, né Berlusconi, ma soprattutto Renzi, non vogliono fare una manovra finanziaria che sarà lacrime e sangue, che farebbe perdere molti voti al Partito Democratico. Certo, ancora tutta la questione che riguarda il terrorismo, la famiglia terrorista. Non è soltanto uno, in realtà è l'attentatore di Manchester, fratello, padre sarebbero dell'ISIS, ci sarebbero altre persone che gli hanno spiegato come fare la bomba. Anche qui io vi dico quello che ho detto in questi giorni, molto banalmente. La nostra reazione qual è? Adesso vedremo Trump cosa dirà la NATO e quali saranno le dichiarazioni ufficiali dei grandi paesi europei che vivono blindati nelle loro città. Ma loro vivono blindati nelle loro città? Bruxelles, Francoforte, Londra, Parigi, Roma blindata per l'arrivo di Trump. Poi dopo i terroristi non è che ci mettono molto, trovano, come si chiamano, dei soft target, sempre nelle città blindate, e ammazzano come e quanto vogliono. E poi la risposta occidentale qual è? Mettersi le cuffiette con le orecchie come Arianna Grande, fare i gessetti, mandare i fiori, cantare John Lennon, Imagine. Ecco, a me piacerebbe, sapete che cosa? Una bella sfilata militare con qualche migliaio, centinaia di migliaia di europei incazzati neri, perché quando ti ammazzano apposta, volontariamente, 22 bambini solo perché sono bambini, io dei gessetti non ci faccio nulla, delle orecchiette non ci faccio nulla, dei fiori non ci faccio nulla, delle canzoni di John Lennon, Immagini, non ci faccio nulla, vado alla guerra quando mi ammazzano mio figlio, no? Non vado alla guerra? Vado alla guerra. Faccio finta di pensare che l'accoglienza sia lo strumento migliore? No, l'accoglienza non è lo strumento migliore, l'accoglienza è lo strumento peggiore, perché un'accoglienza non regolata fa sì che si creino in Italia, che non ha accolto grazie al fatto che non ha avuto imperi coloniali come Francia e Inghilterra, si creino in questo paese sacche che potenzialmente saranno di delinquenza per i prossimi 10-20 anni, quindi non solo ci uccidono i figli oggi nei paesi in cui sono stati accolti troppi immigrati senza nessuna regola, ma ne stiamo accogliendo anche noi altrettanti, creando per i nostri figli di oggi il disagio di domani. Queste robe qui sui giornali si leggono poco, io ne sono convinto, ne ho parlato a Matrix anche l'altro giorno, spero che sia stato chiaro a tutto. Caso Insinne e Vespa è l'ultimo caso di giornata, il giornale lo mette come suo fogliettone, lo sapete tutti. Beh, Vespa dice una cosa molto verosimile, dice: guardate ragazzi, io sono stato preso qua non solo come giornalista ma anche come artista, visti i risultati che faccio, sull'idea che Vespa sia uno che porta dei risultati straordinari alla Rai, fatevelo dire da uno che ce l'ha concorrente, è straordinario risultati che ha fatto Vespa. Se questi incredibili deficienti pensano di pagare Vespa meno, pensano di fare un altro errore clamoroso per uccidere un altro programma di informazione che ce l'ha Rai, l'unico programma di informazione che riesce a fare un mazzo così a tutti gli altri, resta Vespa. Ammazzate anche Vespa, così ci facciamo soltanto la sette dei grillini e siete tutti quanti contenti. Singolare il fatto che Vespa, l'ho visto oggi difeso sui giornali da PD,
e anche da qualche Movimento 5 Stelle non mi sembra di averlo visto difeso da nessuno di Forza Italia. Queste sono cose che avvengono. In Sinna, fuori onda di Canale 5, di Striscia la Notizia, guardate, faccio il conduttore. Quando uno fa il conduttore è agitato, nervoso, ne dice di tutti i colori. Se facessero vedere i miei fuori onda, io sarei messo in galera, non avrei un amico. Quindi, insomma, io sono molto, come possiamo dire, solidale con Insinna per quello che gli hanno fatto, perché semplicemente facendo il nostro mestiere so cosa ci può succedere. Però una cosa ve la devo dire, anzi, una cosa la dico, caro Insinna, non fare il fenomeno. Cioè, tu lo sai quanto ci incazziamo noi durante le riunioni, quanto siamo arrabbiati durante la diretta, quello che possiamo dire durante quello che ci. La voce dal sen sfuggita di un conduttore sotto pressione, soprattutto come te, ma non andare a fare a Rai 3 come hai fatto, il buonista, ci vuole bontà, ci vuole gentilezza. Cioè, questa roba del buonismo ti entra in tasca, lo sai che noi non siamo buoni, siamo degli animali della diretta, per cui quando facciamo la diretta può succedere qualsiasi cosa. Quindi, se tu sai perfettamente che puoi essere un gran maleducato, cosa che io e te sappiamo e che io pure sono, beh, insomma, non andare a predicare al mondo la bontà divina come hai fatto a Rai 3. Secondo me questo è il minimo che si possa fare. A beneficio di chi mi ascolta, io sono il peggiore di tutti, quindi non faccio lezione a nessuno. Due cose dico: Insinna non mi sembra grave e Vespa si merita fino all'ultimo euro, mi fa un mazzo così con il suo porta a porta. Qualche volta glielo faccio anch'io, ma insomma, chapeau a un grande giornalista che deve essere pagato. Ciao!